Ehi la ciurma, io sono la stessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Sto pensando che è abbastanza inverosimile che ci sia del fuoco quando la neve è così vicino, ma va bene, anche qua. Ma va bene. Allora, io quasi quasi andrei a comprare o delle medicine o dei cosi, visto che adesso abbiamo dei soldini. Dov'è che erano i ratti però? Occupiamoci dei ratti. Che ci è rimasto praticamente solo questo da fare. E la tomba, ma non ho tutta questa intenzione di andare nella tomba. Allora. Possiamo anche massacrarli tutti, volendo, però sono dei boccia. Sono dei poveri bambini alla fine. Che rompono parecchio le scatole. Oh. Che se può fa? Eccoci. Ciao ragazzi. No. Con chi possiamo parlare? Parliamo con i tizi qua, gli Uscarli. Andiamo a parlare con gli Uscarli. Che ci avevano detto, ehi, se andate, poi noi veniamo, facciamo. Qua? No, dove... No, qua, ok. Ah, ok, l'uccisore dei mostri. Ho sentito che ti sei occupato del problema nel paludi. Tutta la città lo sa ormai. Ok, quindi adesso non c'è più problema per la sicurezza. Se ancora cercando per reclutare qualcuno, non ho nessun problema. Lascia che ti spieghi di cosa ho bisogno. E dove andiamo? Carica qualcosa. Entriamo probabilmente nella casetta, no? Party selection. Ah. Ah, ok. Assumiamo della gente così. Select existing. Ok. Sveina Audikr. Ma direi che posso anche mettere in pausa. Li creo e poi vi faccio sapere. Ci vediamo tra poco, dai. Ho praticamente finito, ragazzi, ma c'è una cosa che non mi è chiara per nulla. Perché, allora, in pratica, sto pasticciando qua con le varie robe e ho scoperto una cosa. Dov'è che è Witchcraft qua? Adesso facciamo che scendo qua. Allora, se io vado qua e provo ad upgrade... Ah no, adesso non più. Boh. Lei mi dice a 100, ma non ho capito perché. In base a qualcosa, se io faccio... Se io invece avessi tolto... Questo tipo. E faccio downgrade qua. E me ne chiede 100. Però se faccio un'abilità tipo questa. Adesso me ne chiede soltanto più 12. Molto strano, eh? Molto molto strano. Comunque nulla. Allora, sì. Abbiamo creato tre personaggi nuovi. Sveina, che è un arciere. Svala che è cacciatrice, cioè cacciatrice combattente, l'ho fatta più o meno sulla falsa riga di Asleifr, quindi spada e scudo, e Soenr, che l'ho fatta un po' sulla falsa riga di Roskva, così possiamo alternarle e ho ottenuto un po' di punti liberi per l'equipaggiamento da avere, insomma. Potrei anche liberarmi di un paio di posti, ma diciamo che vabbè, possiamo anche fare così. Ehi, disco non mi convince del tutto, ma non l'abbiamo ancora usata, per cui dai, confermiamo così. Confermiamo così. Chi verrà con te? Questi. Dove devi andare? Scusami però. Ah, ok, no, ritorniamo nella mappa e ti dice con chi vuoi andare nella mappa? Boh, siamo sempre noi 5. Gli altri li useremo più come...
Backup, penso. Poi chissà, magari ce ne affezioniamo a qualcun altro. Anche in Conquistador ero partito con un'idea, poi alla fin fine ho cambiato, ho preso da gente diversa. Perché appunto adesso parti abbastanza variegato, però magari è più importante a un certo punto avere due arcieri piuttosto che due healer. Ma dov'è che è la casa del tizio di Dilapidated Homestead qua? Però, no, allora il tizio. Io posso. Dov'è il mercato? Nel mercato, voglio vedere se lui mi dà qualche indizio in più. Dov'è che era il tizio? Era questo qua, tipo. No, questo qui il bambino era di qua, quindi questo, se non sbaglio. Non so come liberarmi di loro in realtà in modo safe. Con chi altro posso parlare? Con i tizi qua? Non mi fanno più dire nulla, mi sa. Cioè, se li mettessi, se li assoldassi tipo tu a combattere, no? Cioè, almeno farebbero qualcosa, no? No. Ah, ok, questo si è arrabbiato perché abbiamo dato ragione all'altro. Come che faccio a togliermi di mezzo quei ragazzi? Però è una nave che ho venduto. Non è che avete bisogno di gente qua al porto? Non sembra. Su in cima c'era quel tizio nostro rivale che però magari ha qualche idea. Ah, questi hanno dei soprannomi. Non sarebbe stata una cattiva idea dare dei soprannomi agli altri tizi. Non so se poi potrò tornare nel character creation e altro. No, allora qua non posso parlare con nessuno. Non è che voi avete bisogno di braccia forti. Strappate l'agricoltura. No? Questi che scusa, no, questi sono quelli dei maiali rubati, no? C'è qualcun altro qua che magari ha delle idee per sti ratti? No, però aspetta, potrei comprare qualcosa, un po' di medicine. Venti medicine e trenta erbe? Dai. Abbiamo speso praticamente tutto quello che abbiamo guadagnato, ma vabbè. Dove hai preso? Ok, va bene. Qui non abbiamo guardato il mercante là che aveva la mercantessa che abbiamo portato là, magari poteva. Va bene. Non ci dà nulla. Qua Ida. Va bene. Cos'è che ha lui? Dei salvage e degli schiavi. Ah, vende schiavi. Ah, 1200 per uno schiavo, niente, sono abbastanza costosi. Dove possiamo andare? Dove sono i tizi dei maiali?
Ingimar, chi è Ingimar? Il tizio che ci ha salito? Giammai? Mi sa di sì. Lo Jarl. La tizia, ma con la tizia abbiamo già parlato, non credo che ci abbia un modo per salvare i tizi. So, devo andare a cercare sull'internet per vedere se ci sono dei modi per salvare i ratti dall'uccisione. Che sarebbe un po' spoilerarci tutto. Lui mi sa che li picchieremo fortissimo e boh. No. Non abbiamo tutte queste razioni da poter offrire, purtroppo. Nulla, mi sa che picchiamo i ratti e ce ne torniamo a casa. Non so se ha senso di andare alla tomba, non abbiamo più molto altro da fare, ma la tomba. Sono un po' perplesso riguardo alla tomba, vi dirò. Perché. Questo ci porterà tutto in un altro posto ancora. Facciamo che seccare i vari ratti, eh. Voilà. Mi spiace ragazzini, ma qua. Io non posso muovere. Buono. No, Gunnar, resta qua. Piuttosto muoverei lui. Qua devo. Ah! Miseria. Hanno delle trappole mica da ridere. Avranno anche solo dei coltellini, ma. Poi noi abbiamo fame. Niente. Where did all this blood come from? Cazzo! You bastard! Mi tirano giù anche Nefia, mi sa. Dai, dobbiamo save scammare per i ratti. Eh sì. No, no, ma per poco. Dai però, Ketil, cioè. Ah no, questo è flancato, per cui tiriamogliene giù uno. Ma anche lui è flancato. E facciamo così. Ok, così. E così. No enemies reach the highlighted area. Perché devono scappare loro? Non so. Quindi loro stanno cercando di scappare praticamente. Aia.
Non tiratemi giù, Nefia, non tiratemi giù, Nefia. Mi hanno tirato giù che ti vede già abbastanza. Allora, adesso direi che ci conviene tirare giù questo, che è quello che mi sa che fa più danno in assoluto. Allora, tu fai charge. Chiamo questo. Ma è reckless? Cambia molto reckless da non reckless. È normale allora. Mi spiace per sti boccia, però... Oh. Non sapevo come altro risolverla questa. Sono dei poveri orfani alla fine, che non hanno avuto altri mezzi di sopravvivenza se non rubare. Poi, charge. Kaiser decapitata. Oh, possiamo essere un pochettino meno violenti magari? No? No, lui è già attaccato. Forse devo fare con il non lethal. Se si poteva cambiare qualcosa. Quello cerca di scappare. Tu riesci a raggiungerlo? Con charge. Riesce a raggiungerlo ma non con charge. Sì, si prende un attacco d'opportunità. Vabbè, ci sta, dai. Aia! Ma perché lui non riesce più a muoversi? Your maker calling you home. Ok. Aia. Uno solo sopravvissuto. Oh, mi dispiace. Non so come altro fare. Cercherò adesso poi sull'internet per scoprire come si potesse fare. Sono morti. È una cosa triste di uccidere bambini, ma se è una soluzione permanente è quello che va bene. Appena avrò ripreso possesso delle mie proprietà, ti darò la mia ricompensa.
E va di nuovo alla sua casa, ok. Proverei ad andare a parlare con la Yarl per vedere se mi dice qualcosa riguardo il discorso dei ratti. Erano degli orfanelli alla fine. Ma tanto adesso dovremmo sfamare un sacco di gente nel campamento. Cavolo. Può essere un problema. Non ho messo della gente così tanto Hunter. Va bene. Detto questo, io vi saluto. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.